speranze arrivano dalla ricerca scientifica per la lotta alla malattia di Huntington, una malattia assai rara. Ricerche illustrate oggi al Neuromed di Pozzilli nel corso di un incontro promosso nell'ambito degli Huntington Days. Annunciata poi una missione umanitaria scientifica che vedrà i ricercatori Neuromed in Colombia dal 5 di luglio. Aperta dalla professoressa e senatrice Elena Cattaneo, una giornata dedicata a coloro che lottano contro la malattia di Huntington, una rara e grave condizione genetica neurodegenerativa che colpisce la coordinazione dei movimenti e porta ad un inarrestabile declino neurologico. Il Centro per le Malattie Rare dell'IRCCS Neuromed ha partecipato oggi agli Huntington's Days, promossi da Huntington Onlus e dalla Rete Italiana per la Malattia di Huntington, in diretta streaming con la sala dei mappamondi dell'Accademia delle Scienze di Torino. Ricercatori, clinici e pazienti con i loro familiari si sono confrontati sulle nuove speranze nate dalla ricerca scientifica e su una rete che possa dar voce agli stessi pazienti e alle famiglie. La malattia di Huntington è una malattia che resta drammatica, però rispetto ad altre malattie la possiamo definire anche meglio compresa. Sappiamo, conosciamo benissimo qual è l'alterazione che causa la malattia, sappiamo bene quindi quali sono le possibilità terapeutiche verso cui dobbiamo orientarci. È fondamentale quindi che ci sia una costante dialogo tra il laboratorio di base, tra il ricercatore di base e la clinica, che possa quindi contribuire sempre meglio a indirizzare la ricerca per il beneficio dei pazienti. Iniziative di questo genere è corretto che siano organizzate strutture come il Neuromed e che poi la ricerca di base e ricerca clinica ad alto livello e che noi crediamo sia la strada per poter veramente portarci in un futuro prossimo dei risultati clinici concreti per questa grave malattia. L'obiettivo della rete, di tutta la rete, è quello di abbreviare sia familiari che operatori sanitari, che ingegneri, che psicologi e politici, per creare quindi un'aggregazione di persone che si focalizzano sulle attività sulla malattia, in modo da dare da una parte supporto alle famiglie che hanno veramente bisogno, tanto l'Huntington è una malattia che coinvolge tutta la famiglia, essendo genetica. Si ripercute nel tempo, dal genitore, al figlio e al nipote. Quindi è molto importante che lo Stato dia supporto per queste famiglie che hanno veramente bisogno. Annunciata poi nel corso dell'incontro una nuova iniziativa promossa anche dalla Fondazione Neuromed. I ricercatori del Centro Malattie Rare del Neuromed Alba di Pardo e Vittorio Maglione parteciperanno insieme ad Elena Cattaneo e dal prossimo 5 di luglio ad una missione umanitaria e scientifica in Colombia, paese che vede numerosi malati di Huntington.